Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su YouTube per salutare dei fan. Allora, saluto Ari Dolce, Marco Figliuolo, Asia La Graffa, Angela Ruscigno. E poi saluto anche Marco Figliuolo di nuovo, Baru My Gloss, Asia La Graffa, Daniela Vallone. E credo che c'erano anche qui. Che bella la pubblicità. Da dove esce sta pubblicità? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Poi c'è anche le avventure di Za e i suoi cuccioli allegri, Marco Figliuolo, Asia La Graffa, Alice Vitale e Frontly The Boom Beach. Ho dimenticato di mettere il cuore, non l'avevo visto. Scusa. Vi saluto a tutti ragazzi e adesso inizio ad andare su Toca, ma nel frattempo vi dico una cosa molto importante. Lo scrivo anche nei commenti e nella descrizione, così che lo potete anche rileggere. Se magari non vi è stato molto chiaro, cioè che non l'avete capito molto bene, lo scrivo nei commenti e nella descrizione. E lo metto anche come primo commento. Così che non c'è il rischio che nessuno se ne accorge o non l'ha capito. Perché è una cosa molto importante, che non so se ricapiterà. E io lo dico molte volte, quando vi avevo detto tipo quello, che cosa ci faccio qui e non l'avete fatto? Questo è molto più importante. Non perdete l'occasione. È per lo speciale 500 iscritti. Non è scegliete voi che fare, ho già in mente. Per lo speciale 500 iscritti lo faccio su Roblox. Scrivetemi i vostri nickname. Io vi cerco. Vi mando l'amicizia. Nel caso non ve lo scrivo io, voi me la mandate e io accetto. Cioè, mi scrivete voi, io la mando. E così che poi, per lo speciale 500 iscritti, possiamo giocare insieme. Perché per lo speciale 500 iscritti avevo in mente di fare una live in cui gioco con voi. E gli orari sono questi, quelli in cui pubblico. Potete scegliete voi su quello che vi viene meglio. E io da oggi li dirò sempre. Ci stiamo avvicinando piano piano, meglio prevenire, cioè che lo inizio a dire da adesso prima che qualcuno sfugge. Lo volevo fare, non è fattibile perché me la dovete mandare prima la richiesta, se che se arriva ai 500 iscritti. Cioè mi dovete scrivere il nickname, io ve la mando e poi il giorno giochiamo insieme in live. E l'orario può essere alle 13.40, 17.50, 18.50, no, 18.50, eliminiamolo. E avete anche questa scelta, dovete scrivermi il vostro nickname di Roblox, se volete sempre, se volete giocare con me in live per lo speciale 500 iscritti, e l'orario che preferite, che io poi li guardo tutti i commenti e faccio una media, cioè e faccio, qual è l'orario che avete scelto di più? 13.40, 17.50, l'ho scritto nella descrizione e nei commenti. Adesso andiamo su Story of Taka. Comunque ragazzi, giocando ho ritrovato una cosa. Avete presente che avevo perso il borsone con i telefoni? L'ho ritrovato! Volete sapere dov'era? Io intanto lo dico perché poi c'è chi vuole e chi non vuole. Era alla spa. Disperata, pensando vabbè all'Electri, magari per sbaglio l'ho buttato e quindi tutto si è ripristinato dov'era. No, l'avevo abbandonato alla spa, l'avevo dimenticato, poveretto. Telefoni. Aspetta, ma dov'è Ofelia?
vedete. Allora, voglio far vedere questi. Ho fatto una personaggina per Halloween così. Pocahontas! Servirà per qualcosa poi. Tyler. Di Turning Red. Vabbè, adesso mi serve Ophelia. Via, c'è la storia adesso. Forse adesso ce ne andiamo e tu a casa sei in punizione. Mamma! Dici ma che sei balbuziente? E Arianna pure tu oggi sei in, cioè, insulti tanto, eh? Vedi che finisci in punizione pure tu. E quanto è venuto alla fine? Facendo i calcoli sono 80 euro. Oh, ci siamo superati. Anche perché tutto costa abbastanza caro qui, è un ristorante di lusso. È tutto molto pregiato. È tutto bello. E quindi meritiamo... Vabbè, pago con la carta il resto. E ok. Un attimino, mi scappa una cosa. Sto tornando un attimino. Dovrete pagare 20 euro di servizi. Ma che? Aspetta. Ma... sì, un momento. Ok, ho finito. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Ophelia, sei in punizione. Niente più telefono. Per 3 giorni per aver chiesto da bere qualcosa che non devi bere. Ma mamma però, ma tu però, mi dici sempre cose brutte. Io non ce la faccio più. Entra sempre di qua perché ci sono le camere, quindi mi interessa. Non ce la faccio più. Sei un'antipatia mortale. Come devo fare se mi metti sempre in punizione per qualsiasi cosa? E chiedo da bere e mi metti in punizione. Insulta mia sorella e mi metti in punizione. Però lei mi ha insultato tantissime volte e niente ci fa. Sei incoerente. Per chi non sapesse cosa vuol dire incoerente, vuol dire che è ingiusta. Cioè che per Arianna va bene qualsiasi cosa, per lei no. Che per una fa una cosa che dice che è giusta e per l'altra dice che è sbagliata. Incoerente. Cioè che non è coerente, giusta per tutti. Perché? Di nuovo. Non so perché, ma mi viene in mente la canzone di Globo. Vabbè. Come vedete ho un po' arredato di Halloween. Andate a vedere in camera vostra. Ah! Che urli! Questo bambolotto non mi farà dormire. Tieni la tua in mano. Mamma, lo possiamo buttare? La lampadina... La lampada è bella, la lampada sì. Molto bella. Però questo coso no. Ci dormi tu sotto, così che io sono più lontana. Al massimo sei più vicina. Ci dormi tu sopra, ci dormi tu. Niemo. Nemo. Oh, c'è problemi questa qua. Nemo. Qui sappiamo, vabbè, ormai oggi. Ragazzi, facevo che a 4 mesi, cioè a 3 mesi su Toca si diventa più grandi. Mi ricordo che la maestra di ginnastica l'ho cambiata un po'. Sì, vi piace? Si era fatta i capelli in modo diverso. L'indomani diventava più grande. Perché io, cioè perché in questo modo la posso far andare sul vasì.
Ma la posso buttare? Non lo so, ho paura. Magari quando non mi serve più la butto, ma... Cioè, vediamo. C'è troppo bello. Si può sedere sul vasino? Però faccio finta che... più grande, avevo 3 mesi. Si diventava grande su tutto. Take him to the still. And when your family... Because your legacy... Don't disenter. Because your legacy... Ma che stai cantando? Sto cantando la musica bella, non come te che canti di Baby Shark, tu, 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 Baby Shark. Quella la cantavo a 5 anni, adesso ne ho 9. Aggiornati. Non rimanere sempre indietro. Che ti ricordi le cose di 3 milioni di anni fa e non sai quello che succede adesso. Sto parlando. Che cosa hai studiato oggi a scuola? Scienze? Non è vero. E tu che ne sai? Come fai a sapere se mento o non mento? A questo non ci avevo pensato. Io penso a tutto diversamente da te. Oh! Brava, vai a dormire. Si fa vedere che ti fai battere da me. Voglio fare uno scherzetto perché ci stiamo avvicinando da lui. Questo non dorme. Ecco, la roba. A lei quello. La mia vigna. Cioè, è quella più piccolina. Prendo da qui. Il piccolo pipistrello. E lo butto. Ho visto delle cose, le ho aggiunte adesso, tipo questo. Adesso me ne vado a dormire. Voglio vedere le urla. Voglio sentire le urla domani. Che bel risveglio. Che ancora non sono sveglia, no? Guarda, si nota che ancora non sono svegli. Ho messo anche il giorno. Ok, ho messo delle cose per il sistema. Svegliatevi! Ah! Cos'è questa cosa? Come si è mosso? Calma, calma. Ce l'ho messo io. Ari, sveglia! Ah, ah! Come ci è volato qui? Un piccolo pipistrello finto. L'ho messo io. Andiamo in camera tua. Va bene, cioè... Passo la... Io devo andare in cucina. Gli occhiali. Ma non è che c'è qualcosa anche in camera tua? Io mi porto lo slime. Lo faccio a forma di cacca. Me lo metto in faccia. Oh, wow, levalo! Tu mi hai fatto questo scherzo brutto, quindi io non lo levo. In faccia. Ah! Cos'è quel teschio? Meno male che non ti hai svegliato. Prenditela. Va bene. Ghiaccioli, va bene. Oppure dell'uva. Sono allergica. Vabbè, io allora prendo l'uva. Va bene dei cereali? Non ho capito niente.
Però va bene, non ho capito niente, però va bene. Io avrei detto ripeti, però... Allora, ti voglio fare una barzelletta. Pete, ripeti? Ripeti, resta vivo, ma non voglio che ripeti. Perché sapevi già? Uffi, però... Ancora qui siete... Sta parlando. Mi hai detto sta parlando. Va bene. Eccomi pronta. Mamma, so già cosa penseranno tutti di te. Vate a cambiare. E questo piuttosto dalla me. Tanto ne frega di quello che dicono di tutte le persone. Sì che me ne frega. Metto questo. Sempre le cose più brutte. Ma perché? Voi ancora non vi siete vestite. Bisogna di quello slime. Questo è mio. Oh. Voglio mettere questo. Anzi, no, oggi voglio andare a scuola in tuta. In tuta? Sì, così voglio andare a scuola. Cioè, posso? Oppure no, in vestitino lei solo perché lei non ha vestiti. Ce l'ha solo a maniche corte. E gliene dovresti comprare. Sì, sì, oggi ci vado a comprare. Niente che glielo prestava lei. Oggi metto questo. Ah, finalmente. Siccome non trovavamo più il... Ah, vero, non l'avevamo trovato. Vero, 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 vero. Al contrario, magari. Partite! Sì, perché io ora chiudo la casa e non entrate mai. Mamma mia, mamma. Non dire bugie. Andavano a scuola. Ora tu. Tornavo. Siamo tornate! Andiamo in camera nostra a posare le cose. È un miracolo! Che è successo? Che è successo? Oh, è un miracolo, amore! Amore! Nostra figlia ha 3 mesi. Arianna è diventata Sofia. 7 mesi. E Ofelia ha 4. Mamma mia, quanto sono stata lenta io. Posate gli zaini. Io mi devo togliere questo perché sono morta di caldo in classe. Eh? What? Poi ho ritrovato il biberone e il ciuccio, gliel'avevo dato. Ma io non me lo ricordavo così. Cioè, allora, l'ha vista vostro padre? Sì, io me ne ero accorta. Me ne ero accorta, gli ho fatto le codine. Perché non ci hai avvertiti? Perché volevo fare la sorpresa? Sempre sorprese vuoi fare? Eh sì, secondo te che voglio fare sempre? Ci sto io, le posso... Le togliamo il pannolino? Va bene. Fai pipì. Nel vasino. Aiuto. È un po' lento oggi. Un attimino, però noi dobbiamo vedere questa cosa. Se questa bambina nel gabinetto... No, vabbè. E lei si siede. Quindi... Penso che si... C'è che morisse. E c'è... Ce la smetti però? Ali, basta. Veramente. Ma poi quando gliel'hai messa quella tutina...
quando me ne sono accorta che aveva buttato, che aveva rotto quella tela. Vai via, che ora la devo fare giocare. Mamma mia. Finalmente una sorella che gioca! E questo leviamolo. Aia. Aia. Aia, aia. Così è come mi chiamava mia sorella da piccola. Aia, aia, aia. Ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo al prossimo video.